il settore della moda? Il settore della moda quest'anno ha avuto degli andamenti molto particolari. Il primo trimestre i consumi sono rallentati in America e in Canada perché c'è stato molto freddo, molta neve. In Europa invece abbiamo avuto molta pioggia, però i consumi sono andati abbastanza bene il primo trimestre. In Cina c'è stato un rallentamento dovuto alla lotta contro la corruzione, mentre invece le tigri asiatiche sono andate bene, il Far East è andato molto bene e la Russia è andata molto bene il primo semestre. Poi si è fermata perché c'è stato il problema dell'Ucraina. Quindi ci sono questioni sia climatiche che anche geopolitiche che stanno giocando in maniera diversa. Un aspetto molto positivo nei prossimi mesi sarà il fatto che si è rafforzato il dollaro. Quindi noi ci aspettiamo un grosso incremento dei consumi di tutta la parte in dollari, soprattutto gli Stati Uniti, ma anche gli altri paesi collegati al dollaro. Il fatto che sia calato il petrolio permette ai consumatori europei di avere molto più potere d'acquisto, e questo lo vedremo anche lì nei prossimi mesi. La previsione delle aziende italiane del settore rappresentate da SMI è al 60% stabilità, mentre un 20% vede un rallentamento e un altro 20% vede invece una crescita. Questo dipende dal mix. Chi è più organizzato all'estero sta andando meglio. Quello che noi ci aspettiamo è che il governo dia fiducia con lo sblocca Italia alle famiglie, soprattutto che la BCE dia liquidità alle famiglie, alle imprese. Se questo avverrà, ci sarà come in America, come in Giappone, un quantitative easing, nel senso più liquidità nel sistema. Noi pensiamo che finalmente nel 15-16 si vedrà una ripresa anche dei consumi interni, e questo è molto auspicabile. Siamo moderatamente ottimisti. Comunque, come PT Immagine stiamo facendo tantissime attività per portare i compratori internazionali a Firenze, e siamo riusciti finalmente da gennaio prossimo a creare un collegamento fra Londra, Firenze, Milano e Parigi, e quindi a fare un calendario che inizia il 13 a Firenze e poi prosegue su Milano, facendo una vera settimana della moda uomo qui in Italia. E questo sarà una prima grande occasione per avere questi compratori internazionali che ci coccoliamo, a cui facciamo vedere il meglio del Made in Italy, che non è solo la moda ma è anche il saper vivere italiano. Sarà finalmente un grande gioco di squadra che tutti auspichiamo.